Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Tutto in 300 secondi di Gnutuscia TV. Abbiamo il piacere di avere questa sera Giovanni Arena, coordinatore di Forza Italia della città di Viterbo, nonché ex vice sindaco appunto di Viterbo. Buonasera Arena. Buonasera a voi. Parleremo con lui brevemente della stagione politica che si appresta a venire e degli eventi del Natale di Viterbo. Allora, prima domanda, Arena. Sappiamo che c'è fermento ormai per gli eventi politici che si stanno avvicinando su tutta la città di Viterbo, ovviamente per le comunali, ma anche le elezioni regionali e le politiche nazionali. Come giudica il centrodestra attualmente dal punto di vista del consenso e che cosa sta accadendo dentro Forza Italia con le varie anime che si sta cercando di riunire? Bene, il vento sicuramente della politica nazionale, ma anche regionale e locale, è sicuramente cambiato. C'è sicuramente una ripresa del centrodestra in generale. Il personaggio, diciamo, il leader di Forza Italia, dato per spacciato tante volte, è ritornato alla ribalta. È più forte di prima, anzi, direi è un po' il punto di riferimento della politica nazionale oggi in Italia. E sicuramente andiamo incontro a una stagione importante perché ci sono le regionali, probabilmente il 4 marzo, il 18 marzo, regionali e politiche insieme, quindi il nostro territorio sarà impegnato in questo tipo di elezioni, avremo nostri rappresentanti sia alla regione che al Parlamento e quindi sia io che Dario Bacocco, il coordinatore provinciale, ci stiamo attivando per essere pronti a questo importantissimo appuntamento. Forza Italia sicuramente sarà ancora coinvolta subito dopo, i primi di maggio, per le amministrative della nostra città. Dovendo entrare un po' più nel dettaglio, sappiamo che almeno quelle che sono le ultime cronache che abbiamo pubblicato anche su Gnutuscia, sappiamo che dentro Forza Italia il rapporto è con Giulio Marini, ovviamente da consolidare, e ci sono, se possiamo definirli così, due centrodestra principalmente, quelli che dialogano così con Viva Viterbo e quelli che in qualche modo non vogliono la riproposizione di Viva Viterbo, parliamo in qualche modo della Lega. E di un'altra parte del centrodestra. Qual è il suo punto di vista? Ma Forza Italia sicuramente è un partito che si apre all'esterno e quindi il dialogo lo sta avendo a 360 gradi con tutte le realtà civiche e politiche del nostro territorio, della nostra città. Quindi stiamo facendo una serie di valutazioni, stiamo lavorando già sul programma. Giorni fa Forza Italia ha fatto il suo comitato elettorale con grande partecipazione, oltre 100 persone si sono messe a disposizione per far parte del comitato elettorale, quindi continueremo i nostri incontri e i nostri dialoghi appunto con le altre realtà. Giulio Marini è stato un esponente di primissimo piano di Forza Italia e sono sicuro che continuerà ad esserlo, quindi sarà all'interno del partito per questi grandi appuntamenti importanti che andremo ad affrontare. Viva Viterbo è un movimento civico importante e si sta valutando appunto di riuscire intorno a questo eventuale progetto la partecipazione di tutti i nostri alleati. Con Forza Italia, con Fratelli d'Italia abbiamo un rapporto quotidiano di grande partecipazione, di grandi intenti comuni, per cui anche noi con Salvini sono persone ormai che sono i leader di questi partiti, sono tantissimi anni che insieme a me fanno politica, quindi noi troveremo sicuramente la quadra per presentare un importante programma ai viterbesi con la certezza di ritornare a conquistare la città di Viterbo da qui a qualche mese. Ascolti, concludiamo la domanda politica. So che lei sicuramente non mi risponderà, però ce lo chiedono molti. Qualche nome ovviamente per le candidature, ce ne sono diversi. Qual
qual è il gioco attuale che si Ma sta. diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta, nel senso che abbiamo come Forza Italia grandi personaggi che hanno molto consenso, per cui dovremmo mettere nella casella giusta il personaggio giusto e cercare di chiudere con tutte le nostre realtà che sicuramente hanno delle aspettative e sono convinto che anche in questo caso riusciremo a incastrare i personaggi nelle caselle giuste per ottenere quindi un grande risultato finale. Cambiamo argomento, c'è il Natale, attualmente c'è il Christmas Village, ma non solo, in tutta Viterbo, in tutta la provincia ci sono tutti gli eventi legati appunto alla natività. Qual è il suo giudizio su Viterbo, quello che si è fatto fino Ma ad ora? devo dire che da questo punto di vista sicuramente la città in questo periodo ha avuto un grande risveglio, diciamo, anche per le iniziative. Sicuramente quella del Christmas Village è quella più rappresentativa. Ho avuto modo di visitare il presepio ed è effettivamente un grande lavoro che è stato fatto. Devo dire che quest'anno c'è la novità, proprio stamattina passavo a Piazza del Teatro dove praticamente è stata installata la macchina di Santa Rosa che è stata per tanto tempo a Milano e io penso che qui si Fiore aprirà, del cielo, fiore del cielo, la macchina. scusi, Fiore del Cielo, certo, e si aprirà penso un dibattito fra i viterbesi, tra chi la vede di buon occhio e chi no, però devo dire che comunque tutto quello che è promozione della nostra Santa va visto in maniera positiva, per cui è per la prima volta che si fa questo esperimento e quindi se incontrerà il gradimento dei viterbesi e dei turisti che affolleranno la nostra città sarà un'idea giusta, altrimenti sarà il contrario. Io mi auguro che sia un'iniziativa che possa comunque rinsaldare il sentimento dei viterbesi della nostra santa e comunque promuovere anche questa nostra grande manifestazione turistico-religiosa. Senti, io concludo con una battuta, è stata tolta la musica del Jingle Bell al Christmas Village. Un suo Sì. pensiero o una battuta Ma anche da sì, parte ecco, sua? una battuta perché lì sono questioni tecniche e quindi probabilmente non c'è stata la volontà né da parte dell'amministrazione né altrettanto da parte di Viva Viterbo di creare contrasti di questo tipo. Probabilmente so che in questi giorni stanno risolvendo il problema e quindi è un fatto esclusivamente tecnico che verrà risolto. Noi ringraziamo Giovanni Arena, responsabile comune della città di Viterbo per Forza Italia, con l'auspicio di risentirci nelle prossime settimane con le tappe di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative e nazionali. Grazie. Grazie, a presto. Ricordo sempre la possibilità di condividere questa live sulle pagine e sui gruppi e rimanere sempre informati sull'attualità e l'approfondimento dell'informazione di Newsusha TV. Buonasera.